Luca Pannolo e mi occupo di medicina estremo orientale e questo qua è il mio studio, il Deva Oriente. È la medicina giapponese che ha le sue radici nella medicina tradizionale cinese. È stata presa dalla Cina, è stata portata in Giappone, è stata sviluppata, è stata studiata anche a livello scientifico e diciamo che qui è nota in realtà una piccolissima parte, che è l'agopuntura. Ma la medicina estremo orientale ha tantissimi trattamenti, ha la coppettazione, la moxa giapponese, in alcuni casi noi usiamo anche quella cinese. All'interno ci sono lo shiatsu e tutta la fitoterapia e i decotti che appartengono a questa medicina. Si viene da me perché non si dorme bene o non si dorme affatto. Si viene da me perché sono un po' inquieto, sono insoddisfatto, sono ansioso. Si viene da me perché si hanno gli attacchi di panico, ansia o crisi depressive. Si viene da me perché non si digerisce bene, si viene da me perché magari non si evacua bene, si viene da me perché si ha mal di testa, cefalee, si può venire da me per milioni di motivi e generalmente l'iter dovrebbe essere proprio il contrario, cioè prima venire da me e poi in ultimo branco affidarsi giustamente alla medicina allopatica e alla farmacologia. Il farmaco non può e non dovrebbe essere la prima risposta di tutti, non perché non funziona, ma perché è una cosa talmente importante che mettiamo all'interno del nostro corpo che non dovrebbe essere sottovalutata. D'altro canto, spesso e volentieri, le patologie che abbiamo le riteniamo dei disturbi temporanei. Ah, ma sì, sono un paio di settimane che non dormo bene. È importante. Perché se non dormi bene, la tua qualità del sonno è pessima, questo vuol dire che la tua concentrazione non andrà bene, che non andrà bene la tua digestione, ci sono tutta una serie di cose a cui noi non pensiamo e che invece sono importanti. Io non sono un'alternativa. Posso essere un'alternativa nel momento in cui con la medicina allopatica non si è trovata una soluzione e non si vuole più sentir parlare di andare dal medico. Ma io non sono un'alternativa, io sono un surplus, io sono quella cosa che ti aiuta prima a uscire fuori da una situazione di disagio. Quindi le persone che magari iniziano ad andare dal dietologo o dal nutrizionista perché hanno problemi di sovrappeso, che gli causa problemi di glicemia, mal di schiena, eccetera, eccetera, se vengono da me possono essere aiutati a uscire prima fuori da quel tunnel. Le persone che non dormono, è giusto che mi continuino a prendere la pastiglia che gli ha prescritto il medico, ma è anche giusto che noi cerchiamo il perché, la causa primaria per cui loro non dormono e quindi magari un domani arriveranno a non dover più usufruire di quella pastiglia. Inizialmente è un percorso che poi varia da persona a persona, ci sono persone che con me devono affrontare magari un percorso lungo perché ci sono delle problematiche, soprattutto per le persone che magari soffrono un po' d'ansia, di attacchi di panico, che sono giustamente dei percorsi un po' lunghini. Le persone che magari vengono da me per un disturbo del sonno, per una problematica magari a livello muscolare, se ne vanno da me che hanno una buona mobilità. Chi magari soffre invece di patologie del sonno se ne va da me con l'appuntamento di un altro specialista da cui andare, perché magari io posso risolvere un pezzo del problema, però magari finché questi non vanno dal dentista non aiuta. Ho un sito internet www.devaoriente.it dove c'è la parte sia di medicina orientale che di yoga. Per avere un appuntamento si può andare sul sito contatti e c'è il mio numero di telefono e la mia mail.